Ciao, siamo sempre qua allo stand della Disec, sono in compagnia di Massimiliano che è all'interno di Disec, responsabile della parte magnetica. Quindi tutte le domande adesso che ci vengono in mente gliele faremo direttamente a Massimiliano, che saprà proprio risponderci, speriamo non tecnicamente, in maniera che noi possiamo capire benissimo tutti quanti come funziona. Perché nascono i cilindri magnetici? Perché sono stati concepiti? È stato concepito all'inizio come protezione anti-vandalo, proprio il primo, contro l'atta, che diciamo il classico vandalo che veniva a bloccare il cilindro. Ah, quindi praticamente sarà capitato a qualcuno di voi che viene infilato qualcosa dentro al cilindro, infilando qualcosa, uno stecchino con un po' di atta, tiro dentro nel cilindro. Quindi diciamo siamo partiti con un anti-vandalismo per invece poi... Per poi trasformarci in realtà in un prodotto che mi dà una sicurezza in più, quindi è diventato un prodotto di sicurezza e non solo un semplice antivandalo. Diciamo che forse è il vostro prodotto di punta attualmente, no? Quello sì, che vi distingue anche dagli altri. Quello più che altro che ci distingue, esatto, sì, perché è un prodotto che è brevettato, che abbiamo bisogno, ci dà una distinzione. Sì, sì, anche io vi conoscevo proprio per questo del Defender Magneto. I primi anche quelli a slitta, esatto. Quindi ho visto che questi qua sono proprio più compatti, molto più carini. Sì, abbiamo cercato di ridurre il possibile. E spiegamene qualcuno, se non se l'avete ricordato, che differenza c'è tra di questi? Allora, la differenza sostanziale sta nelle forme, ovviamente nelle dimensioni e nel numero possibile di combinazioni da un prodotto all'altro. Perché questo praticamente funziona qui perché c'è una calamita. Ci sono delle calamite all'interno, ma hanno una vera e propria codifica, quindi viene fornita la chiave con un tesserino per la duplicazione. Quindi possiamo immaginare tanti vari magneti posizionati in maniera differente, esatto, con delle polarità differenti, esatto, anche, quindi che o attraggono o respingono la chiave. Sì, sotto sopra. Ah, vedi, abbiamo visto che è così, no? Quindi anche deve essere posizionato per bene. E quindi qua abbiamo già l'ingresso chiave bloccato. Già bloccato, esatto. No, sento anche gli scatti, quindi ci sì, fa... Sì, ci sono degli scatti. Non li abbiamo rimossi per fare in modo che se anche uno tenta un picking, in realtà ogni volta va a ribloccarsi il pezzo, quindi dovrebbe fare lo stesso picking più volte. Come se ci fosse un ingranaggio, esatto, perché ho visto che al contrario non apre. Non apre, esatto. Quindi c'è la rotazione continua. Ottimo. Ecco. Fissaggio semplice come un normale Defender, quindi si prendono i fori della serratura passanti che possono essere 38 oppure l'altra classico, sì, quindi indifferente. Stesso discorso vale per questo prodotto che però è a slitta, apertura e chiusura con la chiave. Questa chiave che anche... Esatto. Questo è molto comodo. Questa è una novità, esatto, le Kika sono state fatte per unire la chiave magnetica a quella di casa. Sì, per non avere... Per non avere una vera e propria doppia chiave, cercare di renderla più compatta possibile. Sai cos'è? Preferisco questo, perché l'ingresso è anche più ampio, forse è anche più facile. Questo è un ingresso un po' più alto, sì, un po' diverso. Ottimo. E questo qui è sempre il Defender che mi tiene dentro tutta la parte magnetica, quindi fissata la porta, quindi il fissaggio è lo stesso. Ma normale. Io qua che cilindro posso mettere? Quello che voglio? Abbiamo, la KK attualmente l'abbiamo fatta per circa 6 marchi, Secure M, Cisa, Kaba, Keso, Mottura e basta, mi pare. Ma praticamente... Sono vari inserti diversi, esatto. Questa è una plastica che ha all'interno della grafite, diciamo del ferro, che mi permette di attaccarsi al magnete e di chiudere il campo magnetico. Okay. Naturalmente questi si possono avere nelle varie finiture varie commerciali, finiture, esatto. Quindi si può avere argento, ottone, bronzo, tutte queste... Sì. Questo invece cosa c'ha di differente? Questo è lo stesso prodotto, però è la doppia mappa. Quindi, allora, praticamente, stiamo perdendo il cameraman, praticamente questo è veramente importante, se avete una serratura a doppia mappa, allora non, vi dico subito che ve ne dovete liberare, perché non è una serratura sicura, è una serratura facilmente apribile. Però se non potete fare questi lavori, quello che vi consiglio assolutamente è di montare un Defender per serratura doppia mappa. Questo veramente vi salva la vita, perché esistono in commercio, come vi ho scritto anche
in altre parti del mio blog, esistono le magic key, sono delle chiavi che autoprendono la codifica all'interno della serratura, si autoadattano e ti aprono la serratura. Questa è la serratura, il prodotto che fa per voi. Si monta facilmente questo, no? Con delle viti passanti o frontali questo si monta? Frontali, però bisogna arrivare a fissarsi almeno sulla lamiera della porta, altrimenti il fissaggio non è resistente a un eventuale attacco. Oppure, come vediamo adesso nel video, con una contropiastra nella parte frontale del pannello. Però già qua, secondo me, con delle piccole viti, si fa il foro, si trovano delle piccole viti, già montandolo, già il ladro vede che c'è, è già un effetto dissuasorio, si può dire dissuasorio? Non l'ho inventato. No, anche perché una volta chiuso non si può sapere che dietro c'è una doppia mappa, che quindi sicuramente cos'è, che in quel palazzo saranno tutte porte doppia mappa, almeno i ladri sai che faranno, andranno dagli altri e da voi no, quindi questi sono soldi per la sicurezza della vostra porta. Face Space Defender per porta doppia mappa lo fa solo la Disney, quindi compratelo